che può essere ecocompatibile. Voglio replicare invece a Pagano, che ha tirato in ballo un tema molto importante, quello del modello di crescita, perché collega Pagano, oggi che devastiamo le risorse e il capitale naturale senza il buonsenso, abbiamo bisogno quantomeno di ridurre il danno, informare, usare il principio di precauzione, indirizzare le strategie energetiche verso tecniche innovative, per crescere sì, ma con un modello di sviluppo compatibile, sempre più in sintonia con l'ecologia. Chi non vuole questo è semplicemente politicamente anacronistico, non più utile alla collettività, ma solo a se stesso e agli interessi di cui è portatore. Grazie, onorevole Busto. Pronto? Sì, grazie Presidente. Allora io vorrei fare due punti. Primo, l'età della pietra è finita prima che finissero le pietre. Secondo, c'è il cambiamento climatico, l'IPCC ci chiede di arrivare a emissioni quasi zero entro fine secolo. Terzo, esiste nel sottosuolo italiano da circa 6 mesi, 3 mesi di consumo nazionale di petrolio a poco più di un anno. Detto questo, consapevoli di questo, se siamo tutti consapevoli di quanto ho detto, e allora che cavolo c'entra buttare bombe nel mare per fare la pesca come faceva Cettola qualunque? Quindi smettiamola e votiamo di togliere, di lasciare questo reato, anzi, grazie. Onorevole Pellegrino, prego. Grazie Presidente, mi rivolgo al Ministro Orlando. Ministro Orlando, lei quando era Ministro dell'Ambiente sa bene che questo provvedimento ci credeva moltissimo. Ha fatto di tutto perché il decreto della Terra dei Fuochi andasse avanti. Nel momento in cui è diventato Ministro della Giustizia, ha incardinato alla Camera, in quest'Aula, questo provvedimento e in pochissime ore noi l'abbiamo approvato. E quindi so perfettamente quali sono le sue intenzioni in merito all'approvazione di questo provvedimento. E mi rifaccio alle parole dell'onorevole Bratti, il quale dice che l'opposizione e anche alcuni deputati, anzi senatori del PD, hanno abboccato all'emendamento sugli Ergan. Potrebbe anche essere vero questo, fermo restando che ha aperto un